Ida e Maria, capitolo sedicesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo sedicesimo. Ida e Maria. O mani d'oro, le cui tenui dita menano i tenui fili ad escir fiori dal bianco bisso, e sì che la fiorita sembra che odori. O mani d'oro che leggere andando, rigasi lin, miracolo a vederlo, qual seccia arata nell'autunno quando chioccola il merlo. O mani d'oro, di cui l'opra alterna sommessamente suona senza posa, mentre vi mira bionde la lucerna silenziosa. Or m'apprestate, quel che già chiedevo funebre panno, o tenui mani d'oro, però che i morti chiamano e ch'io devo esser con loro. Ma non sia raso stridulo, non sia puro amianto, sia di quei sinceri teli onde grevi a voi lasciò la pia madre i forzieri, teli a cui molte calcole sonare udì San Mauro e molte alate spole. Un canto a tratti n'emergea di chiare e lente parole. Teli che a notte biancheggiar sul fieno vidi con occhio credulo d'incanti, ne prati al plenilunio sereno riscintillanti. Fine del capitolo sedicesimo.